Salve a tutti ragazzi, oggi siamo con Gianni. Oggi abbiamo portato sboosting, specchiettamento. Fai vedere. Comunque siamo su Rare Game. Su Rare Game. Così. Tanto per dirlo. Tanto per dirlo. Tanto per dirlo. Tanto per accennarlo. Nel canale di Rare Game di Gianni. In collaborazione con Il buon Dario, il perché buon Dario. ormai il buon Dario porta tante di queste cosine simpatiche. Questo qua è uno strutture deck. Dimmi qual è il strutture Sì, deck, qual è? Cyber Attack. Saber attacco. Voglio Questo qua vedere, io me lo voglio ricordo, perché vedere. questo qua è Sì, ce ne sono X. Mi stati. sono riguardato anche il nome a memoria perché io l'ho visto, ma di chi era? Di Zane? Poi ho detto no, non me lo ricordo. No, c'è scritto che è di Zane. Zane, se non mi ricordo male, nell'anime era il tizio fortissimo Obelisk Blu Salcazzi. Non me lo ricordo, la mia memoria è limitata. Sì, no, no, ma mi ricordo era tipo il tizio quello più forte Comunque, della bando alle scuola. ciance. Fai vedere lo strutture deck. Allora, c'è questo qua che direi di farlo vedere più là, Esatto. perché sono due. Vabbè, ne apriremo uno perché comunque sono uguali. Lui dice che si vuole tenere il per due, il caro figliolo, quindi noi ve ne mostreremo uno, però sarà Sì, così un sarà. per due. Allora. Allora, iniziamo Iniziamo. l'unboxing. Ok. Go. Ok. Allora, in questo subtudeck si trova una Questo carta. me lo mangio Ok. io. Si trova una carta giocatissima. Giocatissima. C'è la forbice, È una stable, una carta. così non bestemmi. Beh, bestemmio lo stesso, non è che. Una carta giocata nel formato avanzato. Fortissima. Tanto che dice, guardiamo Sì, il guardando tappetino ecco. faigo. Vai, fanno cagare questi tappetini di carta. Ma E tanto la Konami guarda. vuole regalare questi tappetini, ma è carta sprecata. Ma guarda che fai, guarda, guarda. Che fai? Questo te lo puoi anche tenere se vuoi. È un saggio. Non Non c'erano dubbi. c'erano dubbi. Questo l'abbiamo sventrato. Ok. Ma guarda Dov'è che l'elenco? poco delicato. Sì, infatti la cosa che ho usato la forbice per tagliarlo pulito e poi l'ho sventrato. Sei un rude. Ok. Iniziamo subito. Chimera, Cyber Oscura. Reame, Cyber Oscuro. Drago, Cyber Finale. Sono bellissime. Questa è nuova. Non me la ricordo io completamente. Hola. Questa qua, quella che ho nella mano Posso sinistra. vedere? Drago Cyber Finale, va nella mia collezione. Questo qua, il Drago Cyber Finale, era quello figo che aveva Zen sul Sì, GX. sì, sì, sì. Ma c'è un altro strutture deck all'epoca che hanno fatto sempre del Cyber Drago. Però non Drago Cyber capisco. Finale, ora Non uno capisco e vediamo. non voglio capire sinceramente perché non hanno messo quelle carte. Non hanno aggiunto quelle carte vecchie in questo nuovo strutture deck. Non, proprio non lo cioè, non. Boh. Guardo Vanella telecamera. Un Cyber Drago finale. Sarà sottratto con la forza. Quest'oggi. A Comunque, alleggiamo Dario. questo effetto. Sì. Ok, andando Drago finale Cyber Oscuro. Cioè, il nome Poi dice sei tutto. troppo Ci veloce. vuole Drago Cyber Oscuro, che credo che sia questo, no? E Drago Cyber finale, questo sì. Allora, deve essere evocato tramite fusione, e questo, su questo non c'erano dubbi. Oppure essere evocato specialmente offrendo come tributo un mostro fusione Cyber Oscuro. Di livello 10, cioè inferiore, equipaggiato con Drago Cyber Finale. Cioè, meglio evocarlo come perfusione direttamente. Esatto. È immune agli effetti attivati del tuo avversario. Una volta per turno puoi equipaggiare un mostro da qualsiasi cimitero a questa carta. Questa carta può attaccare un numero di volte ogni battle phase fino al numero di carte equipaggiamento equipaggiate adesso. Ed è un Sono 5000. Cioè, basta che te. scende Equipaggi questo. uno. Già, fai due attacchi. Fortissimo, Sì. fortissimo. Quasi quasi ci penso a montarlo sto pazzo. Queste qua sono tutte ultra, mi pare. Sì, sono tutte ultra. No, nei shoot deck secret non c'è. Sì, lo so. Allora, orizzonte, cybernetico, cyber drago hearths. Nel frattempo, Dispiegamento di fusione. guardo. Questa è una carta giocata. Perché. Cazzarola. Sono molto fighe. Sì.
Perché dice, rivela un mostro fusione dal tuo hexa deck ed evoca specialmente dalla tua mano o deck uno dei materiali da fusione, il cui nome è indicato specificatamente su questa carta, su quella carta. Inoltre, non puoi evocare specialmente mostri dall'hexa deck eccetto mostri fusione. E puoi attivarlo solo una volta per turno. La carta, che ho detto che è giocatissima ovunque, in permanenza infinita. Se vuoi spiego l'effetto. Vabbè, può spiegarlo. Allora, scegli come bersaglio un mostro scoperto controllato dal tuo avversario, annulla gli effetti di quel mostro fino alla fine di questo turno. Poi, se questa carta era posizionata, C'è pure un nega. botto. Cioè, Cosa? ultra, super. Sì. Ripeto, se questa carta era posizionata, nega tutti gli effetti di quella colonna dove è stata posizionata quella carta. Esempio. La posiziono qua, un mostro dell'avversario è qui, attivo, nego l'effetto del mostro, però nego anche tutti gli effetti delle carte in colonna, quindi anche quelle mie. Ah, ok. Quindi tutte in quelle in colonna alla carta posizionata. Quindi è fortissimo, perché sia una carta trappola, una magia la nega, sia un mostro, un link, un Xyz, qualsiasi altra La cosa la nega. nega. Una carta fortissima. Comunque sto notando che sono tantissime, sono 9 carte, mi pare. Sì, Tra ultra e super. Cyberdrago, fortissimo. Tra Penso ultra che e non super. c'è da spiegare niente. Ma sai che uno di questi qua lo prendo pure io. Un bel deck. C'è uno sottodeck di questo. Mm. Ok, Cyberdrago, Cyberdrago Vier, tutti Cyberdrago, Cyberdrago Nucleo, Cyber Pharaos, Cyber Naga, un'altra carta fortissima, si gioca in Edison. Cyber Fenice, quando Cyber Oscuro, Alibi Cyber Oscure, vabbè, si riesco a leggerlo. Lang Ling, Lang, poi si sa il meme di qualche cinese che fa Lang Ling. Allora, questo è un Kaiju, è fortissimo, c'è cioè, 3003, I poi in Kaiju un'altra per occasione. me solo Godzilla, ricordo. Poi questo qua è fortissimo, si gioca in un mazzo che ti banna tutte le carte, sia tue che quelle dell'avversario, soprattutto quelle tue. E si potenzia. Sicuramente si gioca in Zelda Drago. No, questo no. Praticamente No? Lo strutto sì, è cos'è? macchina, ok, però Sto sì. scherzando. No, io spiego perché dove si gioca questa carta. L'ho vista giocata in mazzi anti-meta. Che poi alla fine di tutto ciò, Sì. dopo che tu ti banni tipo tutto il tuo mazzo, evochi normalmente un mostro che è tipo un 20.000-20.000 di attacco di difesa. Attacchi Mamma con mia. quello e vinci. Sì, praticamente Infatti, quando me l'hanno fatto la prima volta, ho detto figlio di puttana. Vip. Droga burrasca. Droga burrasca. Cyber Eterno. Cyber rimpianto, carte cyber, fusione cyber. E insomma, fusione futura, questa bellissima carta si gioca in Edison, limitata a 1. Praticamente ti mandi i materiali da fusione al cimitero Ok. e il turno dopo ancora ti evochi il fusione che hai designato. Fortissimo. Però se la distruggono in qualche modo non fai più niente, cioè non lo puoi evocare più perché non è presente sul terreno. Pubblicazione di macchine, questa non me la ricordo. Scelgo il bersaglio mostro macchina che controlli con attacco 500 inferiore. Evoca specialmente dal tuo mazzo fino. Ah, questa è forte. Questa la giocavo io in Batteryman. Che erano macchine, se non sbaglio. Forte, forte. Rimozione di limite. La carta più forte per le macchine che hanno potuto fare. Comunque, raddoppia l'attacco di tutti i mostri macchina presenti sul terreno. Raddoppia. Quindi quello là che è 5.000 diventa 10.000. Vabbè, fortissimo. Fortissimi, infatti ne sono limitato a uno. Qua non lo so perché non mi ricordo la banned, ma sicuramente non, forse sarà 3, non lo so. Sì. Un muro di potere, richiamo del posseduto, beh, lo conosciamo. Mi è posseduto molto vecchia. Drago Supremo Chimera Tech, fortissimo. Drago Severo Oscurità. Ah, le fusioni per fare quello. Drago Severo Oscuro, Ringolo di potere, fusione sovraccarico e I biglietti da poi i visita biglietti da visita. Una considerazione personale mia sul mazzo. sul mazzo. Allora, il mazzo secondo me vale la pena comprarlo, anche perché solo la farla vedere
questa carta vale, perché ovviamente è giocata. Sì. Credo che sia difficile anche da trovarli. Da trovare gli sottodeck. E poi comunque per il resto delle carte... sono carte fighe. Chi è amante degli anime, dell'anime di Yu-Gi-Oh! Se Jinx, anche quelli vecchi da collezione, secondo me, si dovrebbero prendere. Queste sono solo Jinx. Queste Jinx, ok. Da Jinx perché comunque sono ristampe, ci sono le ristampe sicuramente. Ma queste poi comunque... Però comunque per collezione, per avere carte giocate, in Edison, in avanzato come quella carta, la carta trappola in permanenza, infinita. Comunque conviene. Io non lo volevo aprire, però... L'abbiamo aperto. Colpa mia. Comunque, con questo concludiamo questo video. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per rimanere aggiornati e per beccarvi altri spacchettamenti. Non faccio vedere di cosa al momento. Okay. E a presto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.